Cari amici, ben ritrovati. Video in preregistrazione nella serata di lunedì 4 novembre 2024. Prima, diciamo, del tema principale, che è un tema altrettanto bellissimo, insomma, dopo essere venuta fuori la notizia come un fulmine a ciel sereno nella serata di ieri, domenica 3 novembre, vi ringrazio un po', diciamo, delle fiducie che sto ricevendo sulla foto e quindi i post che ho pubblicato, i post, gli stati che ho pubblicato sui social, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, riguardo al nuovo inizio, possiamo chiamarlo il restart, presso il bar Caffè Corsaro, nei spazi verdi, i giardini verdi dell'ospedaletto di Trani, dove vi invito assolutamente a venire a trovarci lì alla sede principale, o anche, perché no, alla sede affiliata correlata del Biblio Bar Caffè Corsaro in biblioteca, che da oggi segue orario solo mattutino, dalle ore 9 alle ore 13, con spazio di cornetteria, qualche cornetto, visto che chissà, magari facendo la mattina con qualche stuzzicheria dolciaria si possa attrarre un po' più gente. Ricordatevi inoltre, se ci seguite sui social, di mettere un bel pollicione all'insù, mi piace, sia per la pagina Facebook Caffè Corsaro Trani, siamo su Facebook e su Instagram, e anche sempre su Facebook e Instagram del centro diurno che ho gestito, Trani Andrea. Chiusa questa aperi anteprima, veniamo al tema principale. Bene, sì, adesso è ufficiale, in realtà a distanza di 17 anni, ovvero precisamente da quella serata del 16 aprile 2007, dove il Forum d'Assago di Milano ospitò la storica prima puntata di Monday Night Raw, dove ricordiamo benissimo la conquista del titolo intercontinentale da parte di Santino Marella, nostro connazionale, e appunto quasi alla maggiore età, quindi quasi 18 anni dopo, alla WWE per uno show ufficiale, in maniera particolare per Friday Night SmackDown, tornerà nel bel paese, in particolare all'Unipol Arena di Bologna, dove stelle al calibro di Cody Rhodes, Randy Orton, Kevin Owens, Nia Jax e molti altri, per non dimenticare anche le innumerevoli sorprese che in quel periodo, in cui saremo in pienissima Road to WrestleMania 41, quindi Road to WrestleMania 41, chissà se ci sarà John Cena, chissà, non dico meglio ancora, ma The Rock, quindi da quello che più o meno ho capito in queste ore, dopo che anch'io sono stato un po' frastornato in positivo dalla notizia, e che la WWE sul proprio sito ufficiale web ha messo a disposizione il link formulativo compilativo, per cui loro, la federazione, manderà chi compilerà questo modulo la futura possibilità di ticket, quindi di assegnazione biglietto biglietti. È ovvio che
dalle situazioni oltre che economiche, anche organizzative, che gli permettono comunque che sia di vicinanza o di esserci, beh, meglio ancora. Io personalmente spero, chissà magari in un'ipotetica diretta televisiva su D-Max, che sarebbe qualcosa di epico, anche se bisogna fare i conti che essendo che comunque sarà in Italia, sicuramente si prevede, e speriamo proprio di sì, dopo poco tempo, dai, che saranno aperti i ticket, il full sold out, che credo sicuramente avverrà. Però ecco, bisogna capire se sarà possibile in questo, magari in primis Michele Pose e Luca Franchini con i direttori di Warner Bros. Discovery Italia, capire se ecco loro potranno essere lì o insomma. Saranno tutte cose che, come anche la Previ, che ad oggi la possibilità già di saperla praticamente sono dello zero infinito, perché non possiamo immaginare ad oggi più che quali fronti, ma cosa ci potrebbe essere in programma per la puntata. Certo è che delle piccole basi si stanno già buttando lì per il futuro verso WrestleMania, vedi appunto un plausibile Cody Rhodes contro The Rock, John Cena, quindi che il 2025 sarà il suo ultimo anno come dall'evento Crown Jewel in Arabia Saudita, dove appunto ieri durante le registrazioni di Raw si è saputo di questo tour europeo con oltre 12-13 date, tra cui anche l'Italia con Bologna. Diciamo che insomma la WWE continua a fare passi avanti enormi da giganti, questo fa riflettere un po' sulla gestione che ormai è da qualche annetto che Triple H ha in mano, visto l'uscita di scena di Vince McMahon per i fattacci che penso lui in primis sa, ma vabbè, non andiamo a ripescare una cosa già magari trattata o detta anche in sintesi. E niente che dire, ovviamente poi seguiranno gli aggiornamenti, come vedete, sia da parte mia che più o meno anche delle fan base, i siti web di informazione di wrestling WWE e non solo, perché per esempio la notizia in Italia, ora io che ho qui davanti la fonte, insomma, a parte magari ragazzi come me, o penso come qualcun altro che ha o evidenzierà la cosa, ma anche siti di formazione e informazione sportiva e di intrattenimento italiana hanno riportato, stanno riportando, e ovviamente poi a margine dell'evento riporteranno sicuramente. Bene, noi ci vediamo alle prossime occasioni, quindi ritornando all'inizio del video,
Vi ricordo, mettete un bel mi piace alle pagine Facebook e Instagram di Bar Caffè Corsaro Trani, centro diurno co-gestito Trani Andrea. Ciao!